Sicuramente il consigliere Pigliomeni non ha sentito il mio intervento perché io, come dire, ho risposto puntualmente alle osservazioni che sono state fatte. C'è da dire anche al consigliere Pelonzi, insomma, che si dà una ricostruzione dei fatti un pochino, come dire, particolare. Si arriva a citare la delibera di Montecarnevale che ha fatto la Giunta, e questa è la dimostrazione che la decisione deve essere presa dal Consiglio Comunale. Forse ha poca memoria, come ha dimostrato di avere poca memoria anche su altre dichiarazioni che ha fatto in quest'Aula in merito a questa delibera, ma quella delibera fu fatta per un'ordinanza di Zingaretti. Fu Zingaretti che impose al Comune di Roma di individuare un sito. Ora, peraltro, a fronte dell'arresto della dirigente che seguiva quell'incartamento e del soggetto che doveva costruire la discarica, Roma Capitale ha ritirato quella delibera e l'ha impugnata al TAR. E ricordo al consigliere Pelonzi che abbiamo anche vinto. La Regione Lazio deve fare la sua parte. La Regione Lazio ha individuato dei siti per le discariche. In questi anni le ha chiuse e non ha trovato siti alternativi. Questo sta mettendo in crisi tutta la Regione. E quando non ci sono i siti dove portare i rifiuti, dagli impianti di trattamento meccanico biologico non possono uscire i rifiuti perché non c'è la destinazione, e questa la può individuare solo la Regione Lazio, che si deve impegnare per individuare le discariche. Se non c'è questo, a quel punto il meccanismo si inceppa. Io mi rendo conto che poi il PD con questo meccanismo vuole mettere in difficoltà l'amministrazione Raggi, però lo sta facendo sulla pelle dei romani, e questo non è sinceramente carino. Per tutti questi motivi e le ragioni economiche che sono state ben delineate dall'assessore Lemmetti, il piano economico finanziario, la maggioranza ovviamente voterà sì a questa delibera. Grazie.